Allora, condivido, sono molto rammaricato del risultato, perché sono d'accordo, finché abbiamo tenuto bene il campo non credo che si sia vista la differenza tra le due squadre, fermo restando proprio la qualità importante che hanno loro. E quindi sicuramente i ragazzi hanno fatto una prestazione importante contro una squadra fortissima. E in due situazioni abbiamo perso l'equilibrio in campo, ci siamo allungati e ci hanno punito. E questo dispiace. E consideriamo anche il fatto che ancora non tutti i calciatori sono in perfette condizioni, perché sabato è rientrato da un po' di tempo, Kunzi sta recuperando, Carcione sta recuperando, e quindi dovevamo gestire un po' anche le energie. E è un peccato perché almeno il risultato positivo l'avremmo meritato. Però l'invito che faccio è proprio di non farci condizionare dal risultato, di continuare a lavorare, perché è chiaro che noi dobbiamo salvarci direttamente e già a partire da domenica prossima dobbiamo riprendere il nostro cammino. A proposito di domenica prossima, mister, questa era la prima di due vere e proprie finali, semifinali, diciamo. Non proprio finali, però sono gli scontri diretti contro due squadre che dovranno salvarsi. Si riferisce a Paganese e Messina? Paganese, Messina. Sì, intanto pensiamo bene alla trasferta di Pagani, che è difficilissima. E adesso poi ci prepareremo già da domani al meglio. Mister, il primo tempo della Zara ha giocato un'ottima gara, direi, ha chiuso tutti gli spazi in cui anche Lecce ha trovato grosse difficoltà nelle manovre, specie laterale, si è dovuto giocare centralmente, però non credo che poi nel secondo tempo l'impattamento del risultato dovuto anche alla superiorità atletica per Lecce, e che praticamente poi con l'inserimento del portoghese Costa Ferreira ha cambiato letteralmente volto al centrocampo, che fino a quel momento avevate contenuto bene. Sì, è chiaro che questo in partite così fa la differenza. Poi mi permetto di dire che c'è anche una differenza di tempo e quantità di lavoro. Questa è una squadra che è partita da luglio con determinati indirizzi, determinati obiettivi, ha cambiato pochissimo, i cambi che hanno fatto gli hanno aumentato ancora più la qualità e il tasso, però voglio ripartire veramente dalla prima ora, perché la squadra può e deve crescere e deve raggiungere questa salvezza proprio meritandola con le prestazioni in campo. Mister, di là mi associo comunque ai complimenti per la partita, perché insomma al cospetto del Lecce, che è apparso davvero una squadra quadrata costruita per vincere, Catanzaro ha fatto un'ottima gara. La sensazione che si ha al termine di questa partita è forse che a centrocampo, lei si è già espressa sulla convivenza tra Maida e Carcione, però Maida, per le caratteristiche che ha, vederlo giocare spesso da interditore, non pensa che sia forse un po' sprecato per le caratteristiche, visto anche che lei sottolineava il momento un po' fisico di Carcione? Non crede che forse lì in mezzo al campo si potrebbe pensare a qualche soluzione per esaltare le caratteristiche di un giocatore come Mai? Ci sta il discorso. Adesso in questo momento, quando ho tutte e due a disposizione, l'unico modo per farli giocare insieme è giocare vicini, perché nessuno dei due a mio avviso può fare la mezzala. Adesso vediamo con il completamento della squadra, penseremo e proveremo anche altre soluzioni. Dipende dalle caratteristiche dei giocatori, però la dimostrazione che se nella prima ora comunque abbiamo fatto bene in modo ordinato con tutti e due, questo vuol dire che comunque possono giocare insieme. Mister, possiamo già anticipare, dentro al completamento della rosa eccetera, che ne dice di questo completamento? Aspettiamo la fine del mercato, aspettiamo domani, vediamo che succede, poi da mercoledì parleremo della squadra. Adesso posso dire di Mancosu, di Sirri e del ritorno di Pagano, vedremo il resto. Come sono ufficiali ormai anche Gomez e Zanini, insomma, quindi credo che sono acquisti di qualità, credo che peraltro da lei anche fortemente caldeggiati. In particolare,
Sì, sì, no, sono molto soddisfatto, perché al di là dell'aspetto tecnico-tattico portiamo dentro due giocatori dalle qualità morali importanti, ed è quello che tenevo più di tutti, perché mi piacerebbe costruire una squadra dove faccia dell'etica, della qualità morale, il proprio principio. È chiaro che poi lavoriamo anche sul discorso tecnico-tattico, sono due giocatori forti, però ne parleremo quando arriveranno. In conclusione, si aspetta qualche altra cosa, soprattutto in attacco o a centrocampo, oltre a Zanini e Gomez, insomma? Ma diciamo che in linea di massima credo che abbiamo fatto. Aspettiamo domani, vediamo se può succedere qualcosa, non lo so. Se lei parlava prima a proposito dei gol subiti, no? Probabilmente è stata la grande esuberanza di Icardi, che è andata a fare un sì. pressing fuori zona, e poi forse anche un errore di posizionamento di Pasqualone. Forse anche su questo che bisognerà lavorare, cioè insomma sulla voglia magari di strafare da parte di sì, sì, assolutamente sì. Non l'ho detto prima, l'avevo detto in televisione. E se vedete il gol che abbiamo preso, l'abbiamo preso perché per un eccesso di generosità Icardi è andato a pressare da solo, una squadra come il Lecce non ti perdona, ha sfruttato proprio sulla nostra destra la sua assenza, e poi con una giocata perfetta sono riuscito ad andare dentro, e ho tanto rammarico per questo, perché credo che fino al gol dell'1-1 avevano fatto solo una girata con Caturano su un cross, comunque noi eravamo schermati e non avevamo più rischiato. Queste due azioni hanno cambiato il volto della partita. È un peccato, per quello che ha fatto la squadra, non aver ottenuto un risultato positivo. Grazie, arrivederci. Ciao.